Amici di Sport Italia, siamo con le immagini in diretta da Berlino per assistere alla seconda difesa del titolo europeo dei pesi massimi da parte di Paolo Vidoz. Come si dice in gergo, il ring è libero, quindi siamo pronti, pochi minuti per assistere a questa prima grande esclusiva di una nuova serie dedicata al pugilato su Sport Italia. E cominciamo in qualche modo da dove avevamo concluso, proprio con Paolo Vidoz, per proporvi questa importante riunione, tra l'altro che prevede anche la prima sfida mondiale da parte di Alberto Colaianni del team Rosanna Conti Cavini, che seguiremo più avanti nel corso della nostra serata davvero ricca di appuntamenti su Sport Italia. Un saluto da Dario Puppo e prestiamoci dunque a vivere questa serata in compagnia, e facciamo però un passo indietro per ricordare quello che è successo nel secondo dei quattro incontri. Questo è il quarto disputato in Germania da parte di Paolo Vidoz, quando arrivò la conquista del titolo proprio in Germania contro Timo Hoffmann. La quercia, il gigante tedesco, ha dovuto arrendersi proprio alla intelligenza tattica da parte di Paolo Vidoz, che qui vediamo proprio in quel incontro datato, lo ricordo, 11 giugno 2005 sul ring in quel caso di Kempten, quando riuscì ad avere la meglio sulla distanza, le 12 riprese, e davvero con grande generosità. Non si può dimenticare come arrivò a questo incontro, praticamente accettando di combattere a pochi giorni dalla riunione, il lunedì di fatto della settimana in cui è stato poi incoronato campione europeo. Tra l'altro, corsi e ricorsi, proprio questo è l'anno del centenario per quanto riguarda Primo Carnera, un conterraneo proprio di Paolo Vidoz, che qui ha dovuto faticare davvero nel finale per resistere ad un attacco ormai però tardivo da parte di Timo Hoffmann, con Paolo Vidoz che è riuscito a dare tutto quello che aveva, soprattutto gestendo la difficoltà di non avere la preparazione adeguata evidentemente per arrivare sulla distanza delle 12 riprese, però ha saputo mettere anche il suo avversario al tappeto, e poi lo vedremo proprio nelle immagini. Qui ancora la forza nella finale Paolo Vidoz di insistere. È un Vidoz che arriva sicuramente a questo incontro con Cengiz Koç, che ha il vantaggio di combattere nel suo quartiere di Berlino, dove ci sono tanti immigrati turchi che sono pronti a fare il tifo in un palazzetto assolutamente esaurito. Non è stata scelta l'arena dedicata a Max Schmeling, ma il Tempodrom per questa nuova avventura di Paolo Vidoz, che si è potuto allenare nella maniera giusta. Ricordiamo tra l'altro la sua prima difesa, quella con Michael Sprott, lo aveva visto in condizioni non proprio ottimali, se vogliamo dire, soprattutto per un discorso psicologico, per le note vicende legate al suo contratto. Questo è un Vidoz che si presenta sicuramente con una condizione decisamente migliore. Qui vediamo le fasi finali della 12ª ripresa per quanto riguarda quel match, in cui anche Hoffmann arrivò stanco, e Sauerland vorrebbe portarsi in casa il titolo europeo, e ha sicuramente più di un pugile che ambisce a poter mettersi alla cintura proprio questo trofeo importante. Vidoz però ha la chance di riconfermarsi, ha studiato la strategia proprio per gestire nella maniera migliore una serata ancora una volta importante, e vedremo se sarà così. Tra l'altro, da non perdere assolutamente l'ingresso di Paolo Vidoz, dopo aver regalato la febbre del sabato sera. Questo è il finale in cui Hoffmann ammicca i giudici in qualche modo, facendo pensare ad una sua vittoria.
un verdetto, io ricordo, insomma, non ero certo che potesse arrivare, perché si sa, in Germania è difficile strappare un titolo, però ci fu l'atterramento della sesta ripresa che fece la differenza, per fortuna. Un verdetto non unanime che invece avrebbe meritato di esserlo qui Patrizio Sumbukalambai, che sarà ancora una volta al suo fianco, come anche il prezioso Katman, in quanto è riuscito comunque ad arrivare a Berlino dopo tutti i problemi legati chiaramente al maltempo, perché le partenze soprattutto con i voli erano state rese davvero molto difficili dalle nevicate, le partenze da Milano. Widots dunque che è pronto ancora una volta per magari arrivare anche ad una chance ancora più importante, visto che tutto sommato il panorama pugilistico lo permette. Qui vediamo al suo fianco, ci sarà anche in questa occasione la moglie Monica, come sempre all'angolo. Hoffman che dopo aver accennato, aver alzato il guantone destro come segnale di aver vinto lui l'incontro, insomma, da queste immagini si può vedere invece come anche lui ci credesse un po' meno rispetto proprio alla conclusione immediata del match. Ring che si sta preparando per allestire quello che in questo quartiere, quello del Tempodrome, sarà vissuto sicuramente come l'evento principale, anche se in realtà il mondiale che vede per l'ottava volta impegnato Boom Boom Marcus Beyer è molto atteso in Germania, perché chiaramente si parla del pugile comunque ancora più in vista. Qui torniamo con le immagini in diretta in attesa dell'ingresso dei pugili. E allora, con l'aiuto ancora delle immagini dell'incontro che ha dato il titolo europeo di Widots, possiamo andare tra poco a vedere quel sesto round con soprattutto il knockdown inflitto dal Goriziano. Ma intanto vi dico che curiosamente i due pugili che si affrontano in questo incontro, mentre si appropinqua il ring announcer, si avvicina pronto per far partire la miccia, far accendere proprio lo spettacolo. Noi andiamo subito con le immagini del sesto round in attesa proprio che ci venga dato l'annuncio. Dicevo, la curiosità del match tra Widots e Koch sta nel fatto che i due pugili hanno iniziato a combattere da professionisti nella stessa data, nello stesso giorno. Era il 27 gennaio del 2001, quindi in sostanza oggi festeggiano i 5 anni e un giorno della loro carriera da professionista. E una carriera che ha sicuramente regalato soddisfazioni in quest'ultima parte a Widots, mentre a Koch non è ancora arrivata la soddisfazione che cerca, perché è diventato sì campione per quanto riguarda i suoi tifosi, però per esempio ha subito lo stop nell'incontro più importante da quando ha debuttato, quello con Michael Sprott per il titolo della Comunità Europea, incontro disputato il 23 aprile del 2005 a Dortmund alla Westfalenhallen, proprio nella località tedesca. Qui vediamo il conteggio inflitto a Timo Hoffman, tra l'altro l'arbitro è Daniel Van de Ville, il belga, che sarà l'arbitro anche dell'incontro che vedrà opposto Widots a Cengiz Koç, che è salito sul ring nell'ultima serata in cui ha combattuto Widots, chiaramente contro un altro avversario. Quindi insomma ci sono dei ricorsi legati alle date degli incontri che si intrecciano tra Widots e Cengiz Koç, mentre qui lo vediamo, lo ricordo ancora una volta, impegnato con Timo Hoffman nelle immagini che si riferiscono all'11 giugno del 2005, quando Widots ha conquistato il titolo, lo ha difeso poi contro onestamente un pugile non proprio all'altezza della situazione, Michael Sprott. Ma adesso siamo davvero pronti per iniziare a seguire la serata. E allora parola al ring announcer, al maestro di cerimonie. Die Europameisterschaft im Schwergewicht. Über 12 Runden steht sich ein deutscher Herausforderer und ein italienischer Champion mit Herz und Hammer gegenüber. Heißen Sie mit uns willkommen den Mann, der hier der Herausforderer ist. Cengiz Koç.
calcio sul ring, tra l'altro con spalti non proprio gremiti. Onestamente l'organizzazione aveva detto tranquillamente ci sarebbe stato il tutto esaurito al momento, e anche l'onorario insomma in cui non è abituata la box tedesca a vivere incontri così presto. Il più importante per loro, forse anche per noi comunque importante, sarà più avanti, ma adesso l'ingresso da non perdere di Paolo Vidoz. Questo, i sei ballerini del gruppo veronese, i Bolidi, con l'accompagnamento di YMCA per introdurre Paolo Vidoz. L'atmosfera comunque di quelle cariche, ci sono anche 50 tifosi, come ha detto Paolo Vidoz, di quelli buoni venuti proprio dalla sua terra per sostenere la causa in questa seconda difesa del titolo. Vedete anche Salvatore Cherchi alle spalle, ma adesso gli inni.